seconda delle conferenze che accompagnano i concerti del Festival di Montagna, operazione della quale siamo molto soddisfatti, dopo averla fatta in biblioteca universitaria. Ci serviva questa parte di divulgazione di quelle che sono le tematiche che vogliono portare avanti all'interno dei concerti. Do la parola subito a Miriam, perché cosa abbastanza interessante su questi eventi di Vivaldi, correggimi, attribuiti prima a Gian De Lorda Armonica, e poi si è scoperto che, già scrivendo che dovevo essere scritti, si è scoperto guardando bene tutta la tessitura della composizione, che era del grande Lucio Antonio. Lascio a voi la parola. Viene. Sì, mi accaparro io subito la parola. Allora, io farò un breve intervento, che sono invece molto curiosa di ascoltare quello che va a dire. Un breve intervento invece su un tema, che è quello della riscoperta vivaldiana. Un tema che a me personalmente ha affascinato molto, perché è un tema che ci porta all'epoca, diciamo, molto vicina a noi, insomma, no? E ci fa comprendere come la musica del passato possa essere davvero un volano per comprendere e per guardare a noi stessi e alla musica del presente. Quando noi parliamo infatti di riscoperta, in italiano, il termine riscoperta ovviamente, riferendoci a un musicista, comprende sia il tema della riscoperta effettiva, cioè lo scoprire, il fatto di poter scoprire determinati lavori, no? Ma riscoperta significa anche rivalutazione spesso, no? Cioè la valutazione nuova di lavori del passato, già esistenti e già magari anche acquisiti. In questo caso, nel caso di Vivaldi, ci troviamo davanti a un caso davvero originale e straordinario, no? Perché è uno di quei casi in cui i musicologi si sentono un po' romanzieri, no? Si sentono un po' coloro che sono capaci di guardare al passato e di interpretarlo. Allora, intanto la prima questione è che da poche composizioni che nel passato sapevamo essere state scritte da Lucio Antonio Vivaldi, siamo passati a quasi 1000, credo, no? Che sono state riscoperte nel frattempo. Adesso sicuramente Javier sarà molto più preciso di me. 820. Infatti. Questo appunto mi fa sorridere, perché nel frugare nella bibliografia di una quindicina di anni fa si trovano riscoperti di una ventina di anni fa, si trova che la riscoperta ha portato a ben 740, quindi vuol dire che nel frattempo sono emersi appunto dall'oblio almeno un'altra ottantina di lavori, che mi sembra appunto una cosa straordinaria. Se non si fermano. Infatti, esatto, se non si fermano tra una decina d'anni, una quindicina d'anni, probabilmente potremmo arrivare al migliaio. Ma appunto questo autore, che è morto nel 1741, subito dopo la sua morte, in questo c'è un'analogia abbastanza importante con quanto accade per Bach, cade nell'oblio, nel senso che i bibliografi, i lessicografi, i memorialisti ogni tanto lo citano, ma non parlano in maniera estesa e compiuta dei suoi lavori. Mi ha fatto molto sorridere trovare per esempio la definizione che dà di lui Goldoni, no? Vivaldi per un certo tempo ha collaborato con Goldoni, e appunto nella prima versione delle sue memorie il commediografo dice, parlando di Vivaldi, questo famosissimo suonatore di violino, quest'uomo celebre per le sue suonate, specialmente per quelle intitolate Le Quattro Stagioni. Ma quando poi va a redigere la versione definitiva delle sue memorie, definisce lo liquida proprio, no? E dice che Vivaldi era un eccellente violinista ma un mediocre compositore. Quindi già si apre, no? Questo sparite le stagioni. Esatto, sparite le stagioni, oppure le stagioni erano un'eccezione, ma sparisce, diciamo così, dalla memoria collettiva, certamente, l'idea di Vivaldi come un grande compositore. Dicevo analogie con Bach, perché noi tutti sappiamo che appunto prima che Mendelssohn desse, come dire, la stura
alla riscoperta bachiana di Bach. Nel suo tempo si era stabilizzata semmai la memoria di un bravo organista molto artificioso, e all'epoca di Mozart, quando si parlava di Bach, non ci si riferiva a Johann Sebastian, ma ai suoi figli, e in particolare a due dei suoi figli. Quindi in questo senso, diciamo, abbiamo una analogia. E appunto nei decenni successivi i vari biografi di musicisti, come per esempio il Gerber, no, che parla appunto dei musicisti del Settecento, parla di Vivaldi molto di passaggio, così come Lobloff nell'Essai sull'Histoire della musica in Italia, che è un riassunto, un résumé proprio, no, di una testimonianza delle idee che i francesi avevano all'epoca della musica italiana. L'unica cosa che narra davvero di Vivaldi è che, in maniera così molto romanzata, è che lui ogni tanto si ritirasse in sacrestia, no, tra una parte e l'altra della messa, per scriversi il tema di una fuga o il tema di una sonata, no? Quindi voglio dire, sono più questi flash, no, inventati, quelli che contano. Ora, sull'aneddotica che riguarda Vivaldi, così come Pergolesi, Marcello, Alessandro Marcello, Benedetto, Arcangelo Corelli, come dire, c'è veramente un florileggio di stupidaggini, no? Quindi non ci meraviglia granché. Però appunto, se probabilmente non ci fossero state le trascrizioni di Bach, no, dei concerti di Vivaldi, ecco, probabilmente questa riscoperta sarebbe stata forse improbabile, certamente molto più lenta. Tuttavia, appunto, è quando si inizia a guardare, no, alla riscoperta bachiana, che avviene appunto nel corso di tutto l'Ottocento, si inizia appunto a guardare alle trascrizioni, che comprendono 17 concerti per clavicembalo, 4 per organo e 1 per 4 clavicembali d'orchestra compiute da Bach, e come dire, un po' per luce riflessa, Vivaldi inizia la sua personalità inizia ad acquisire un contorno decisamente più solido e più argomentato. La grande breccia, diciamo così, nella storia, nella storiografia classica, avviene tuttavia con Arnold Schelling, che appunto nel 1905 inizia a accostarsi in maniera diretta e non mediata alla copiosa raccolta di manoscritti vivaldiani che appunto erano conservati nella Biblioteca di Stato di Sassonia. E questi appunto rivelavano in maniera inevitabile, dal punto di vista della strumentazione, del trattamento degli strumenti, della capacità appunto che Vivaldi aveva impresso in quei lavori, un compositore di livello decisamente molto più alto di quanto fino a quel momento non si fosse in qualche modo creduto, no? Ed è proprio lo Schelling a osar dire che, per ciò che riguardava il concerto, la forma del concerto, Vivaldi aveva, come dire, introdotto, aveva certamente dato il meglio di sé, esattamente come Corelli nel campo delle sonate. Era una rivalutazione molto esagerata, insomma, no? se constatiamo l'epoca in cui questo accade. E di lì a poco una serie di articoli e di lavori continuano a illuminarci, a illuminare il pubblico dell'epoca sulla reale qualità della musica di Vivaldi. Tuttavia, appunto, questa fase della riscoperta, questa prima fase della riscoperta, si conclude poi nel 1922 con un catalogo tematico curato da Wilhelm Hartmann, che è appunto il primo in cui finalmente si riesce a intravedere, no, fissato nero su bianco, un catalogo di tutte le composizioni che Vivaldi aveva composto, appunto era riuscito a pubblicare. Quindi, diciamo, abbiamo un primo catalogo di tutte le composizioni vivaldiane stampate, e lì, diciamo, è la prima tappa appunto di questa riscoperta. Il resto è appunto quello che fa gongolare i musicologi, no? Perché è uno di quegli eventi più casuali che
che altro. E, i salesiani del collegio San Carlo, San Martino, Rosignano, Monferrato avevano dei lavori molto imponenti da fare nel loro convento, no? E uno di questi lavori, forse più imponente, riguardava, credo, proprio il tetto della loro biblioteca. Quindi un po' perché la biblioteca andava sgombrata in quanto doveva essere assolutamente sistemata, un po' perché avevano bisogno materialmente di soldi per fare questi lavori, e allora, come oggi, i soldi per queste cose ce n'erano veramente molto pochi. I salesiani si rivolgono alla Biblioteca Nazionale di Torino, il cui consulente era Alberto Gentili, che all'epoca era anche il docente di storia della musica dell'Università di Torino. E Gentili scopre appunto che tra i 97 volumi di manoscritti, no, che erano presenti nella raccolta dei salesiani, 14 contenevano musica di Vivaldi, comprendevano manoscritti per lo più autografi, sono costretta a leggerlo perché non potrei ricordarlo, 140 composizioni strumentali, 29 cantate, 12 opere, di cui alcune in duplice copia, 3 lavori drammatici più brevi, un oratorio e numerosi frammenti. Voi capite bene che tutti noi, no, musicologi di piccola, media o chiara fama, io credo che chiunque faccia questo lavoro, quando pensa ad Alberto Gentili, no, pensa, come dire, bastavano i frammenti. Bastavano i frammenti. Se uno pensa ad Alberto Gentili, lo vede un attimo come un'icona della, diciamo, della propria aspirazione, insomma, no? Io credo. Certo è che appunto Alberto Gentili ha non soltanto questa fortuna, ma sente molto importante l'onere, no? Che appunto questa responsabilità che gli cade addosso, e contatta un banchiere ebreo, Roberto Foà, al cui figlio defunto Mauro viene appunto dedicata la raccolta, e la biblioteca, grazie a questi soldi di questo industriale, di questo banchiere, fu in grado di acquisire dai salesiani tutti i volumi, e appunto Gentili inizia a fare questo lavoro molto certosino di comparazione e di studio di questo straordinario lascito. Lui trova che alcuni volumi sono intatti, ma alcuni volumi sono proprio divisi a metà, no? E questo in qualche maniera lo induce a pensare che la biblioteca, la raccolta che ha trovato presso il convento dei Salesiani, sia solo una parte di una biblioteca più estesa, e si mette appunto, no, come Sherlock Holmes, a caccia. Non soltanto ha avuto questa fortuna straordinaria, no? Ma intuisce, per nostra fortuna, che ci deve essere dell'altro, no? E inizia a ricostruire i diversi passaggi che avevano portato dai salesiani questo compendio, diciamo, di manoscritti vivaldiani. Non è stata una ricerca facile, ma riesce a comprendere che quasi certamente il lascito che era arrivato ai salesiani passando per diverse mani era di Marcello Durazzo, un marchese che noi tutti che abbiamo studiato storia della musica ricordiamo per la famosa riforma di Gluck e Calzabigi, no? Perché Durazzo era a Vienna, e quando si parla della riforma di Gluck e Calzabigi nelle famigerate tesi di storia della musica, si include qualche volta anche il cognome di questo famigerato Durazzo, che era il marchese che con Gluck e Calzabigi aveva organizzato, diciamo così, una sorta di ristrutturazione degli allestimenti operistici. È proprio il Durazzo di cui parliamo, il quale era un ambasciatore genovese, in realtà avviene dal 1749 al 52, e poi appunto ha collaborato alle rappresentazioni teatrali della corte imperiale. Quindi Marcello Durazzo non ha conosciuto personalmente Vivaldi, oppure non l'ha conosciuto a Vienna, perché appunto Vivaldi era certamente già morto prima del suo arrivo, ma il vivo interesse per la sua musica
deve evidentemente averlo portato a investire le soldi e ad acquisire questi manoscritti, perché sappiamo che Vivaldi a Vienna poi è morto in povertà. Il primo dei quesiti appunto che viene sollevato è se Durazzo abbia acquistato, ed è, non è un, come dire, una così soltanto una fissazione, no? Una questioncella secondaria, se cioè Durazzo abbia acquistato i manoscritti vivaldiani mentre lui era a Vienna, o se abbia investito questi soldi rilevando direttamente i manoscritti dall'ospedale della Pietà, che è il luogo dove noi sappiamo Vivaldi ha lavorato più a lungo a Venezia. La risposta, diciamo, che ci hanno dato i musicologi che si sono impegnati a cercare di comprendere questo dilemma, è quello che probabilmente il corpus di questo lavoro, di questi lavori che sono stati trovati, come ho detto prima, in parte nel convento dei Salesiani, in parte Alberto Gentili riesce a recuperarli dall'erede del conte Durazzo, no? Che era ancora vivo, che con grande molto restio a far vedere la sua biblioteca personale, perché ovviamente sapeva o intuiva di avere nella biblioteca dei manoscritti preziosi. Così è stato, infatti, quando si è riusciti a entrare nella biblioteca dell'erede del conte Durazzo, si è trovata l'altra metà, no? Di molti dei manoscritti mancanti. Quindi, come dire, si è compreso che il fondo doveva essere un fondo decisamente più ampio. E appunto, grazie anche all'intervento di un altro industriale, in questo caso l'industriale torinese, l'altro macchiere, questo industriale torinese, che era appunto Filippo Giordano, si acquisisce appunto dalle rete di Durazzo la metà, diciamo, comunque, dei lavori mancanti al fondo originario che si era trovato appunto presso il convento dei Salesiani. Quindi si inizia a cercare di capire questo compendio di lavori da dove arrivi, no? In origine, cioè da dove il conte, il marchese Durazzo sia riuscito a trarli. La convinzione, diciamo, più accreditata, ovviamente su queste cose si potrebbe lavorare sempre molto a lungo, immagino, naturalmente, è che si trattasse di una scorta di manoscritti che Vivaldi aveva con sé a Vienna, e non di una serie di lavori che Durazzo ha acquisito a Venezia. La questione non è marginale, perché era uso dei musicisti dell'epoca, e non solo, anche l'abbiamo visto anche nei manoscritti, per esempio, dello Concerto Cateritano, no? del maestro Nicolò Oneto, che abbiamo qui in biblioteca, no? Era una consuetudine dei musicisti, dei compositori dell'epoca, portare con sé una scorta, per così dire, di lavori autografi, no? Dal quale attingere variamente, anche per avere poi la possibilità di dedicarli a qualcuno che poteva sganciare un po' di soldi, no? Pubblicarli se ce ne fosse stata una necessità, avere delle esecuzioni, diciamo così, precotte, già pronte, no? E che questo compendio, quello rilevato dai Salesiani e dall'erede del conte Durazzo, in sé unito, lo chiamiamo il fondo Foà Giordano, no? In onore dei due figli del banchiere e dell'industriale Giordano, entrambi mancati giovanissimi, ai quali il fondo è stato poi dedicato nel nome. Ebbene, questo fondo presenta alcune caratteristiche che sono per noi molto interessanti a tutt'oggi. Innanzitutto, la grande varietà dei generi che vi è compresa. Noi troviamo non soltanto concerti per violino, ma appunto troviamo una serie, appunto si è detto, opere, sonate, frammenti, eccetera, oltre che opera, oratorio, parti cantate. Quindi, diciamo, una grande varietà da questo punto di vista. Abbiamo opere che vanno da Ottone in Villa, che è del 1713, alla Rosmira, che è invece del 1738, quindi anche un arco di tempo molto ampio dal punto di vista produttivo,
che ci suggerisce che questa roba fosse di personalmente di proprietà, diciamo così, di Vivaldi. Poi i manoscritti sono nella maggior parte, diciamo nella stragrande maggior parte, per quello che ricordo di aver visto, sono assolutamente nella forma della partitura. Se fossero stati lasciati a Venezia, probabilmente sarebbero stati lasciati lì per essere impiegati, utilizzati, e se fossero stati utilizzati, probabilmente ci sarebbero le parti, non le partiture, no? O non soltanto le partiture, mentre invece non ci sono le parti, non ci sono le parti, ci sono soltanto le parti, quindi le complessive. Poi soprattutto i manoscritti sono in gran parte autografi, e questo è un uso consueto dei compositori di quegli anni. E infine molte di queste partiture troviamo ancora una buona, una discreta parte di brogliacci, cioè di appunti buttati giù alla meno peggio, poco adatti a essere lasciati in una sede come quella dell'ospedale della Pietà, dove invece le musiche si eseguivano materialmente. Quindi tutto questo ci porta a pensare che questo fondo, che è, diciamo, il nucleo più significativo, adesso Javier sicuramente ci parlerà di tutto il resto, che comunque ugualmente molto interessante e importante, questo nucleo, diciamo così, è sicuramente quello che probabilmente Vivaldi aveva con sé a Vienna, e diciamo è il fondo appunto più cospicuo probabilmente, no? Delle sue composizioni, che ci è giunto in maniera unitaria, cioè tutto insieme, fondamentalmente tutto insieme. Allora concludo questa breve introduzione con un, diciamo, uno sguardo a quello che è successo dopo, per Vivaldi e non. Vale a dire, la riscoperta vivaldiana, quella che noi chiamiamo riscoperta vivaldiana a partire dal 26, 27, 28 appunto, si intreccia in Italia con un periodo storico che è quello appunto del fascismo. Siamo qui nella prima fase, nel primo decennio, in cui il fascismo si muove nell'onda di un forte nazionalismo che poi naturalmente si accentuerà con elementi così molto più bellici, no? E come dire, aggressivi, ma che in questa prima parte si gioca tutto, diciamo così, sulla politica italiana più che sul rapporto ovviamente con la politica europea. E la scoperta dei manoscritti di Torino è un'occasione straordinaria per il regime di dimostrare quanto sia importante la musica italiana nel contesto europeo, no? Questo elemento è di particolare interesse dal mio punto di vista, che appunto è quello di chi guarda con una certa attenzione alla musica del Novecento e soprattutto a quella italiana, perché non soltanto la riscoperta vivaldiana apre per emulazione un'altra serie di riscoperte, no? Già di Corelli si sapeva, però si guarda alla musica corelliana con rinnovato interesse, ma Geminiani, Locatelli, Tartini, Beracini, no? Cioè si tira fuori tutto quello che si può trovare di musicisti italiani dell'età barocca, considerandoli veramente una fonte di indagine e di sollecitazione musicale assolutamente importante e significativa. Ma soprattutto si inizia a rivalutare la figura di Vivaldi, no? Non più come un musicista legato tutto sommato alla musica a Venezia, è noto in Europa solo per le quattro stagioni, ma si inizia ovviamente a considerarlo anche dal punto di vista storico nel suo tempo come un riferimento importante dal punto di vista musicale. Una cosa per un'altra, insomma, si inizia a chiarire che per esempio Vivaldi è morto nel 1741, fino a quel momento in molti, se si va a sfogliare la letteratura che in qualche maniera più o meno di passaggio parla di Vivaldi, molti ancora datavano la sua scomparsa nel 1743, per esempio, no? Quindi intanto ci sono degli elementi che iniziano a mettere in ordine anche proprio la biografia
Chissà cosa avrà fatto in quel due anni. Esattamente, ma soprattutto il riferimento obbligato per noi italiani, che qui siamo in maggioranza, no? E che nel siamo chiaramente in maggioranza, che nel 39, scusatemi, non ho silenziato il mio cellulare, nel 39 all'Accademia Musicale Chigiana viene l'Accademia Musicale Chigiana a Siena tiene, ed è la prima volta ovviamente, una settimana dedicata alle musiche, all'esecuzione e alle conferenze ovviamente riguardanti appunto Vivaldi. È un evento che lascia una traccia abbastanza importante non soltanto nella cultura musicale italiana ma in quella europea. Purtroppo siamo alle soglie della guerra, quindi diciamo che tutto questo patrimonio in questi anni probabilmente non vede veramente, non incide nella maniera forse in cui avrebbe potuto, no? Se non ci fosse stato, se non ci fossero stati queste prime apparizioni, no? Questi antefatti del conflitto che di lì a poi ci avrebbe letteralmente rovinato. Certo è che appunto la Ricordi e poi la Universal iniziano a editare, a pubblicare i lavori di Vivaldiani. E qui concludo appunto nel dire che se in Italia c'è stato un gruppo di musicisti davvero importanti, no? Come la generazione dell'80, Torino Respighi, Bernardo Pizzetti, Alfredo Caselli, Gianfrancesco Malipiero, che secondo me sono musicisti davvero poco conosciuti, no? L'altro giorno ascoltavo la conferenza di presentazione della Campana Sommersa che in aprile si terrà qui al Teatro di Cagliari, lavoro di Respighi praticamente mai eseguito in giro, di cui nessuno di noi sa praticamente nulla, insomma, no? Perché Respighi avrà pur scritto diverse decine di opere, ma ne è giunta a noi soltanto una pallida eco. Allora, se questi musicisti e se poi la scuola italiana ha avuto davvero, no, un interesse nei confronti della musica decisamente meno provinciale rispetto all'epoca precedente, beh, noi lo dobbiamo tantissimo veramente a Lucio Antonio Vivaldi, no? Nel senso che questa riscoperta, questa capacità di radicarsi nel passato, che non è, in quegli anni non è soltanto quello straordinario e bellissimo di Palestrina del Cinquecento, della Madrigale e di Monteverdi, che pure godono di un grandissimo favore, Gianfrancesco Malipiero, oltre appunto che Vivaldi, analizzerà dettagliatamente i lavori di Monteverdi, finalmente con uno spirito moderno e un atteggiamento novecentesco, no? Così come Torino Respighi strumenta le antiche danze per liuto del Cinquecento, no? Quindi c'è proprio una catena virtuosa, un meccanismo che si mette in moto e innesca l'interesse verso la musica antica. Ecco, se noi siamo musicisti ormai del terzo millennio, no? E possiamo guardare al repertorio italiano sia del presente che del passato e del passato passato, ecco, noi lo dobbiamo tantissimo proprio a questa serie di eventi che ha portato appunto Vivaldi all'attenzione della comunità musicale italiana e soprattutto della comunità musicale internazionale. Grazie, buona parola. Grazie, mi chiamo Javier, io sono musicista, suono violino. Il primo problema con questa lecture è il mio italiano, che è un po' più inesistente. Io non so se parlo in italiano, spagnolo o inglese. Se parlo inglese va bene. Spagnolo o spagnolo? Spagnolo. Italiano. Italiano? No, posso intentare parlare spagnolo? Italiano. Italiano, che è come spagnolo con italiano, la lingua del futuro. Sì, è molto interessante tutto sobre il descubrimiento, redescubrimiento di Vivaldi, che è relativamente molto recente.
hasta los años 50 el público general no conocía Vivaldi, nada de nada. Y aún hoy seguimos descubriendo cosas sobre Vivaldi. Infatti, no sabíamos niente de la, o casi niente de la su vida privada. Esto es bastante misterioso. Un ejemplo es este retrato, que no es Vivaldi. Este hombre tan sexy, con cosas, no es Vivaldi. Es un anónimo que junta varios compositores famosos de la época. Es un retrato de Corelli con altri compositori più fantasioso, ma non è Vivaldi. Questo non è tan sexy, però este es Vivaldi. Esto es solamente un pequeño ejemplo de el desconocimiento que hay sobre Vivaldi. Conocemos las cuatro estaciones y algún que otro concierto más, pero su obra es inmensa y realmente es muy, muy, muy original. A mí se me había pedido hacer una lecture sobre el descubrimiento de las nuevas piezas de Vivaldi y cómo, digamos, argumentar que esas piezas son de Vivaldi. Y creo que lo mejor es empezar por... vamos a ver. Ver cosas sobre ese proceso. Bueno, esto es Tiepolo en... no me acuerdo de la iglesia. Ah, sí. La chiesa Santa María de la Visitazione. Sí. Tiepolo y en el techo y está Vivaldi escondido, como creo que está escondido también en muchas bibliotecas y en muchos sitios. Las piezas, bueno, esto no es original, no. Las piezas que, los nuevos descubrimientos que han tenido lugar sobre las piezas de Vivaldi en los últimos años, los más recientes descubrimientos, o sea, han tenido lugar no en esta biblioteca de Torino, más a Dresda, en Alemania, que tiene una inmensa biblioteca con muchas partituras y es la segunda biblioteca más grande con partituras de Vivaldi. Encontramos en Torino, que hay, no sé cuántas partituras, pero como 700 o manuscritos, y aquí hay unos 200, o sea, no me acuerdo muy bien, 200 obras de Vivaldi solamente en Dresde. ¿Y por qué? Esto es debido a este hombre, George Pisendel. Pisendel fue era concertino, la espada de la orquesta de la corte de Dresde. Y en el año 1717, él viaja a Italia y se encuentra con Vivaldi. Y es un allievo de Vivaldi, estudia con Vivaldi. Pero no solo son estudiante y maestro, sino que son realmente buenos amigos. Hay una anécdota que normalmente Vivaldi sonaba los solos de violín en el concierto, porque Vivaldi era el gran maestro, e su allievi suonava la orchestra, ma in un concerto Vivaldi ha detto a Pisendel: tu suona il solo che eres fantastico. E Pisendel, molto chulo,
suonava la sonata. Quando Bissendel vuole a Dresda, él porta una cantidad muy grande de partituras de muchos de autores italianos y mayormente de Vivaldi. Y comienza en Dresde una moda de Vivaldi y una conexión muy grande con Vivaldi. Es por eso, porque ahora estamos descubriendo nuevas piezas de Vivaldi, precisamente allí, en Dresde. Esto es un ejemplo de un concierto de Vivaldi, no, de Bissendel, escrito por Bissendel, con anotaciones de Vivaldi, que demuestra cómo era Bissendel alumno de Vivaldi. Esta es la escritura de Bissendel con su concierto. Vivaldi. Es muy interesantísimo ver el estilo de escritura y esto es muy representativo de Vivaldi. Esta es la clave del sol con esta cosa. Y esto es la pluma de Vivaldi que Bissendel escribe così. Y Vivaldi, no, puesto medio. Pues sí, la parte de la viola, dicen del equipo, Vivaldi, les corrige. Ahora bien, ¿cómo? Bueno, puedo contar un poco mi experiencia personal, cómo descubrí dos nuevas piezas de Vivaldi. Y fue porque hace 3 años. Comencé a hacer un programa de música que quería que fuera original y que no se tocara mucho. Entonces decidí hacer un programa de música anónima. Música anónima se encuentra música de una calidad altísima, pero nadie toca música anónima. Y entonces fui al archivo de Dresde. Y encontré dos sonatas que me sonaba. Escuchaba, tocábamos la música y sabía que era algo. Sabía que era Vivaldi, porque me sonaba. Pero la que solamente sea familiar no es suficiente para decir esta pieza es de Vivaldi o no. Entonces, ¿cómo autentificar las piezas? Hay 3 fases en la autentificación. Lo primero es ver las características externas de la pieza. Externas es simplemente, prende la partitura, el tipo de papel, si coincide con la época que Vivaldi, el tipo de escritura, si es un manuscrito de Vivaldi con el tipo de escritura de Vivaldi y tiene la firma de Vivaldi, seguramente es Vivaldi. Pero esto no es siempre así. Tengo aquí un ejemplo. Hay veces que encontramos una partitura que está firmada como de Vivaldi y fácil, no es Vivaldi. Esto, a ver, voy a poner un poco más pequeño. Il Pastor Fido. Sonatas para Muset, violín, oboe, lo que quieras tocar. Si lo compras, está bien. Del señor Antonio Vivaldi. Esto se creía que era de Antonio Vivaldi hasta muy recientemente. Hay un artículo que habla de por qué no es Vivaldi, que creo que está escrito en 1992. Hasta entonces, todas estas sonatas estaban dentro del catálogo de Vivaldi. Obvio, sonatas de violín, ¿de quién?
del signore Antonio Vivaldi. Pero no, estas sonatas están escritas por un autor francés, Chédeville, que en 1737, creo, hace un acuerdo con su editor y dice: oye, Vivaldi, più famoso, y si ponemos su nombre en un libro, se vende muy bien. Y Chédeville dijo: pues bien, entonces escribo unas sonatas en el estilo de Vivaldi, cojo una sonata de Vivaldi, la corto un poco, y tenemos unas cuantas sonatas al estilo de Vivaldi, con el nombre de Vivaldi, y lo vendemos, que es una maravilla. Pero no es Vivaldi. Entonces, esto quiere decir que las características externas de la partitura no son suficientes para poder asegurar que la obra es o no es de Vivaldi. Nos hacen falta otros elementos. Hay que decir que al principio, el primer catálogo que se hizo de piezas de Vivaldi solamente se basaba en estas características externas de las piezas. Es por esto que al final muchas piezas que estaban en el catálogo han ido saliendo, otras han ido entrando, y el catálogo de Vivaldi realmente está muy vivo. Todos los años hay obras que entran como piezas de Vivaldi, hay otras que salen porque se ve que no son de Vivaldi, y siempre va cambiando. Ahora se utilizan otros métodos para poder asegurar esas piezas en el catálogo. Y el siguiente método interesante es ver si las piezas entran dentro de lo que podemos llamar un estilo vivaldiano. Y es verdad que cuando escuchamos Vivaldi siempre hay algo que decimos: esto me suena a Vivaldi. Pero como siempre en musicología tenemos que intentar ser un poco más objetivos e intentar ver cuáles son esas características que hacen de la música realmente tener ese estilo vivaldiano. Entonces, Vivaldi tiene un estilo muy, muy característico, y podemos dividir el estilo de Vivaldi en varias categorías. Hay cosas que Vivaldi utiliza, pero que también utilizan otros compositores. Son recursos, digamos, favoritos de Vivaldi, pero que podemos encontrar en Corelli o en Geminiani, Veracini y en otros compositores. Por ejemplo, las síncopas. Pim pam, pam 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 pam. Vivaldi le gustan las síncopas, pero hay otros compositores que también utilizan las síncopas. Porque haya síncopas no puede decir, ¿eh, Vivaldi? Intervalos grandes. Esto es característico de Vivaldi y de otros. Pero hay que decir que en el barroco los intervalos grandes no eran demasiado usados. Empezar un concierto con un salto de octava, param, pam, pam, param, pam, 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 por ejemplo, el Gloria de Vivaldi, no era muy usual. Pero a Vivaldi le gustaba. A otros compositores también. Si seguimos, hay otro grupo de características de estilo vivaldiano que eran, podemos decir, favoritas de Vivaldi, que encontramos mucho, mucho en las obras de Vivaldi y que ya es más extraño encontrarlas en otros compositores. Y estas características son sobre todo formales. La forma en que Vivaldi construye su música.
Hay una cita, creo recordar que era de Charles Burney, que era un viajero y escribió unos diarios sobre sus viajes en varios sitios. Dice, viajé en Italia, viajó en Holanda, dice que la música holandesa no... Bueno, sí, y estuvo en Italia, estuvo en la Pietà y dice, una maravilla. Y una de las cosas que dice es que la música de Vivaldi dice algo como it's really wild, salvaje. Y realmente ese wild de Charles Burney no creo que tenga que ver con la forma en la que se tocaba, pero era algo formal, porque empezaba una frase y cuando el espectador esperaba que la frase terminara de una forma, Vivaldi ponía otra cosa totalmente diferente, o agrupaba cuando se suponía que eran grupos de cuatro, Vivaldi solo hace tres, haciendo que un compás de 4x4 esté dividido a la mitad, y esto realmente era una cosa, sí, para los que escuchaban era una cosa salvaje, era, no, ¿qué haces? Esto no es educado, no me hagas esto. Yo quiero una cadencia, pum, pum, y acaba, ¿no? Pero era sorprendente, sorprendente para la gente que escuchaba. Otra de las características muy interesantes que hace de la música vivaldiana que sea Vivaldi es el uso de la cadencia perfecta. Esto es muy interesante, porque en la música barroca, la música barroca suele estar construida como un discurso, con su punto, colofón o coma. Lo que hace dividir ese discurso en frases son las cadencias. Cuando tenemos una cadencia perfecta, que es quinto, primero, pom, pam, normalmente quiere decir que hemos acabado una frase y podemos seguir hablando con otra cosa. Vivaldi utiliza la cadencia perfecta de forma que elimina esa significación y encontramos en una misma frase 8 cadencias perfectas. Tin tan pim pom pam tin tan tin pom pam pam pim pim pim, de forma que esa retórica se rompe totalmente. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo de esto. Este es un concierto para dos mandolinas y simplemente al comienzo, ese es el bajo para que se vea, tenemos una cadencia perfecta aquí, otra cadencia perfecta aquí, que no actúan como cadencias. Es una parte muy importante del lenguaje vivaldiano. Y finalmente tenemos, volviendo a las características, una característica que solamente se encuentra en Vivaldi. No hay otro compositor que haga este tipo de cosas. Que es lo que conocemos como acefalic reprise o una... ¿cómo se dice en italiano? Una... que vuelve el tema sin cabeza. Sí, era... Vale. Sí, acefala. Sí. Esto... era que una reprise es cuando el tema vuelve de nuevo. Por ejemplo, bueno, miles de ejemplos, las cuatro canciones. Tenemos el tema, pam, 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 para pam, solo, 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 y en algún momento, tan, 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 de nuevo. Esto es la reprise. Pero Vivaldi, en vez de hacer que vuelva el tema completo, lo parte a la mitad y empieza a la mitad. Entonces, claro, el que está escuchando no escucha el comienzo del tema, sino que escucha algo que estaba a la mitad, pero es el tema. Y te quedas como, esto sí, me suena que era, el tema. Esta cosa solamente la hace Vivaldi. Con esto se acaba más o menos las características de estilo de Vivaldi. Y pasamos
a otra forma de asegurar o decir si una pieza es o no de Vivaldi, que son las concordancias. Una de las cosas que le gusta hacer a Vivaldi es componer en una forma modular. Esto quiere decir que Vivaldi utiliza una idea, tiene otra idea, y como si de un pequeño puzzle se tratase, la va poniendo una con otra y puede intercambiar estas ideas. Por ejemplo, el comienzo del Gloria, param, pam, pam, param, pam, 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 y Vivaldi a lo mejor puede hacer pam, pim, pam, 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 pim, pam, para, pam, 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 param, pam, pam, param, pam, 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 y son dos bloques que se juntan. Vivaldi le gusta mucho componer de esta forma, de manera que encontramos ideas o bloques que se repiten en una pieza y en otra pieza. Estas ideas vivaldianas que se repiten las llamamos concordancia. Y gracias a estas concordancias, a estas ideas que Vivaldi repite, podemos decir o asegurar si la pieza era de Vivaldi o no. Podemos también datar esa pieza, porque normalmente Vivaldi utiliza esas ideas en un periodo de tiempo. Normalmente, entre piezas escritas entre 1717 y 1720, vamos a encontrar muchas de esas ideas, de esas concordancias juntas. Y gracias al estudio de esas concordancias se han podido identificar muchas piezas de Vivaldi. Las concordancias también se dividen en diferentes niveles. Cuando Vivaldi repite algo totalmente literal en una pieza o en otra, aquí tenemos un ejemplo, el RV771, y después en una sonata para violín RV5, y lo repite igual. Cambia el compás, e igual. O puede modificar esa idea, y aquí vemos cómo modifica la misma idea en 12x8 y en 3x4. Y el nivel, esto claro, necesita un estudio de esta idea para poder asegurar que se trata de una concordancia y no es simplemente una coincidencia. Aquí tenemos la misma, más o menos la misma idea modificada. Y con estas tres herramientas, que son el estudio externo de la fuente, papel, tinta, marca de agua, todo esto, el estudio del estilo y el estudio de estas concordancias, podemos llegar a la conclusión de que una pieza u otra tiene un alto porcentaje de ser una pieza de Vivaldi. ¿Por qué digo un alto porcentaje? Esto es una opinión personal. Si encontramos una partitura que no está firmada por Vivaldi y la letra es de un copista, aunque todo nos lleve a pensar que eso es de Vivaldi, si no está firmada por él, para mí, puede haber una posibilidad de un 99% de que esa pieza sea de Vivaldi. Pero estar totalmente seguro, yo no me atrevería a decirlo. Porque Vivaldi fue muy famoso en su época y, aparte
y tuvo muchos imitadores. Hubo gente, hemos visto Che de Ville, por ejemplo, que incluso le puso el nombre Esther Vivaldi para vender. Pero en Dresde encontramos muchos conciertos de otros autores como Cattaneo o incluso conciertos de Gevignani que imitan el estilo de Vivaldi. Entonces, para mí decir que una pieza es 100% de Vivaldi es un poco peligroso. De las dos piezas que descubrí, una de ellas ha sido catalogada con un nuevo número en el catálogo como seguro que es de Vivaldi. Para mí perfecto, pero yo no podría hacer un artículo diciendo por qué creo que podría ser de otro autor, pero no, Vivaldi está bien. Es un buen autor. Esta noche vamos a dar un concierto con estos nuevos descubrimientos de Vivaldi y entre ellos estará esta sonata en la mayor, que ha sido catalogada con el nuevo número 205-2. Y por ejemplo, esta sonata no está escrita por la mano de Vivaldi, ni siquiera por la mano de Pisendel, que era un amigo de Vivaldi. La pluma que copió la sonata es de un tal Grundig, un alemán, que trabajaba privadamente para Pisendel y le copiaba la música que él necesitaba. Pero si estudiamos la partitura, encontramos que el primer movimiento de la sonata, que es este de aquí, si lo comparamos con el movimiento lento de su concierto RV, del concierto de Vivaldi RV 205, y vemos que prácticamente es igual. Hay algunas pequeñas variaciones en el bajo y algunas pequeñísimas variaciones en la parte del violín, pero esto era totalmente normal en Vivaldi. Vivaldi escribía un movimiento de concierto y lo volvía a transcribir como una sonata, lo cambiaba un poco, lo cambiaba mucho. Aquí hay otro pequeño ejemplo de cómo Vivaldi, esto es una sonata para violín de Vivaldi y un concierto, y hace exactamente lo mismo. En el segundo movimiento encontramos 28 de esta concordance de la que he hablado antes y casi todas datadas entre 1717 y 1720. 28 concordancias es bastante. Además podemos escuchar un poquito. Esto es donde estamos. Esto es el principio de la sonata. Muy bien. Y por ejemplo, solamente seleccionado una de ellas, 28 concordancias del Laudate Dominum. Concordancias como esta, hasta 28 en toda la sonata. Aparte, encontramos todas estas características de estilo. Vamos a ir un poco más. Y algo que me hace pensar que realmente es una pieza de Vivaldi es que, bueno, tenemos el primer movimiento con una clara referencia a un concierto de Vivaldi, es Vivaldi, y en el último movimiento encontramos
un detalle formal que habíamos dicho que solamente se encuentra en Vivaldi, que es esta recapitulación acéfala. Aquí tenemos el principio del tema, pim, pam, 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 y a la mitad empieza pam, 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 pam. Esto me hace pensar con el primer movimiento, todas las concordancias y el estilo, y el último movimiento, sobre todo el último movimiento, que la sonata seguramente es de Vivaldi. La siguiente pieza, o otra pieza que vamos a tocar esta noche, es una trío-sonata escrita para violino, violonchelo y basso continuo. Esta trío-sonata está copiada por Pisendel y el tipo de papel, cuando lo vemos, se parece muchísimo al papel que Pisendel se trajo desde Italia, porque para viajar Pisendel utilizó un tipo especial de papel más pequeño, que en alemán es Reisepapier o algo así, que es un papel más pequeño para poder viajar cómodamente con muchas partituras, y tiene más o menos este formato. Pero cuando vemos más de cerca ese papel y vemos la marca de agua, la marca de agua es como un sello del que fabrica el papel. Aún hoy, en muchos papeles, si lo ponemos contra luz, se puede ver. Y si vemos la marca de agua, vemos que el papel es alemán. Cuando vi eso, fue como, ¡ay! No, no, italiano mejor. Pero al final resultó ser que esta pieza fue copiada por Pisendel cuando estudiaba con Torelli, y la conexión era que Torelli fue también profesor de Vivaldi. Y después de la atribución con esta pieza, sabemos que Torelli fue profesor de Vivaldi, y hasta hoy era solamente una teoría. Esta pieza además es muy importante, muy interesante, porque es la pieza más antigua conocida de Vivaldi. Vivaldi era un teenager, estaba estudiando con Torelli, y esta pieza muestra mucha de la influencia de los profesores que Vivaldi tuvo. Entonces, cuando escuchamos esta pieza, escuchamos no solamente ideas de Vivaldi, sino también una influencia grandísima de otros compositores, sobre todo de Corelli y de Bonporti. Bonporti era otro compositor italiano que tuvo mucha influencia en Vivaldi, y sobre todo de Torelli, que fue su profesor. Esta pieza también es un poco diferente de otras piezas vivaldianas, porque al ser la primera pieza conocida de Vivaldi, es una pieza de juventud, y hay que mirarla un poco más con una lupa, si se entiende esto, una lente, sí, para descubrir estas concordancias y estas ideas vivaldianas. Aquí veo, por ejemplo, el principio del movimiento lento de esta trío-sonata, que realmente, no he puesto el ejemplo, es igual que una sonata de Corelli, exactamente igual. Vivaldi copia a sus maestros. En la siguiente frase de la misma sonata, que está aquí, y aquí vemos muchos ejemplos de cómo Vivaldi, son este tipo de concordancias, la
utilizzo. Prima cosa, podemos seguir, porque si no. Pero la concordancia más importante la encontramos en una giga que está en la triosonata, que es casi, casi igual de una giga que Vivaldi utiliza unos años después en otra sonata. Podemos escuchar un poquito. Esta es la giga que encontramos en la triosonata. La encontramos en una sonata que es el RV10, escrita por Vivaldi, dedicada a su amigo Vicente. De estas concordancias en el último movimiento, que igual podemos escuchar un poco. Este es el último movimiento de la triosonata. Esta pieza también es de Vivaldi. Per me, decir que es un Vivaldi 100% seguro, no lo sé, pero desde luego yo creo que son obras muy representativas del estilo de Vivaldi. Así que os invito a que vengáis esta noche al concierto a escuchar estas dos nuevos descubrimientos junto con piezas que hasta hace 5 o 6 años se creían que eran anónimas y hoy sabemos que son de Vivaldi y ahora las escuchamos en concierto, y lo cual está muy bien porque sabemos que si vamos a escuchar a Vivaldi vamos a escuchar a un gran compositor, pero por otro lado me da un poco de pena que, aunque la música sea muy buena música, si no conocemos al compositor o si es música anónima, muchas veces no nos atrevemos a ir. ¿Qué compositor es?
Pues voy a escuchar a Mozart. Ah, seguro, está muy bien. Vamos. ¿Qué compositor es? Pues voy a escuchar a Cataneo, a Viti. ¿Quién? Ah, no sé, bueno, no. O música anónima. ¿Anónima de quién? Si es anónima, no es famosa. No me gusta. Así que os invito a que vengáis y os invito también a que si no conocéis a un compositor o incluso si no se sabe quién es el compositor, os acerquéis a esa música y juzguéis por vosotros mismos si os gusta o si no os gusta. Espero que habréis entendido todo. Ah, una última cosa, perdón. La última, última. Esta es la página web del Ensemble y en media he puesto online material sobre esta lecture con un password que es Egilontani, así que podéis descargar el PDF de la presentación, una bibliografía bastante extensa sobre Vivaldi, estilo, y una bibliografía, una pequeña selección y una lista también de las cosas que hacen que Vivaldi sea Vivaldi, la pequeña característica de estilo. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, o queréis escribir un Christmas por Navidad, aquí está mi email. Muchas gracias por la atención. Giornata europea della musica antica, istituita dalla Commissione europea su sollecitazione del REMA, la Rete europea della musica antica, e perché il 21 marzo? Il 21 marzo è la data di nascita di Bach, di dimenticato Bach, secondo il calendario giuliano che vigeva in Germania sino al 1700, e noi lo festeggiamo con l'altro dimenticato Vivaldi, e queste sono le due vendette. Poi, per parlare ancora di Vivaldi, il festival al suo interno c'ha il 28 e 30 aprile l'esecuzione integrale del Cimento e l'iniziale con le quattro stagioni. La prova aperta sarà il 27 pomeriggio qui nella Lamagna e ci sarà anche lì una conferenza con Miriam, Dario Guisi e Alessandro Ciccolini. Ovviamente Alessandro Ciccolini sono due dei quattro violinisti che dirigono l'integrale del Cimento, e Alessandro Ciccolini è quello che ha ricostruito un'opera di Vivaldi, Ercole sul Trecodonte, che noi proiettiamo l'11 giugno in memoria di Alan Cortis, che è morto lo scorso anno. Ciccolini restaurò l'opera di Vivaldi mettendo insieme frammenti e tutto quello che ha trovato, e questa operazione venne eseguita per Coletto Festival nel 2006 con la direzione del complesso barocco diretto da Alan Cortis. Quindi mettiamo insieme Ciccolini, che suonerà qui due stagioni, Alan Cortis, Vivaldi, insomma facciamo un Vivaldi che va per tutto l'anno, casualmente. Però oggi è il giorno delle vendette, da Bach e Vivaldi. Vendette riscoperte. Vendette riscoperte, e però da tifoso di Bach, da ultra di Bach, Vivaldi deve chiedere grazie a Patti perché l'ha trascritto. E altrimenti niente. Quindi deve chiedere grazie. Qualche domanda invece? Sì, hai più seria. Qualche domanda? Dubbi? Cosa? Dubbio? Curiosità? Curiosità? Rispondi in italiano. Dopo la parola. Che c'è io? C'è una cosa. Faccio una io. Ah no! Non la preserita! No, così è troppo difficile. No. Non accettare. Ha raccontato una cosa molto divertente, che è quella del pastorcino. Delle sonate del pastorfino, sì. Che è uno dei casi di pirateria editoriale più divertenti della sì. storia, no? Sì. Assolutamente. Sì, e era soprattutto para vender, fa soldi, e perché l'istrumento, la zanfona,
Questa la... non la sanfona, come si chiama? La cornamusa. La cornamusa, o sì. Estaba muy de moda en aquella época, sobre todo en Francia, y era juntar todo. El instrumento empieza a estar de moda. El compositor, fashion composer. We can sell this. Si sente anche suonando per Ghironda. Per Ghironda, che cosa? Ah, sì, 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 sì. Detta la zanfona. Sì. Ah, sì. Anche per zanfona. Sì, in spagnolo. Sì. Sì. Ah, per Ghironda? Sì. Sì, sì, sì. Per Ghironda, che è una cosa fa. Sì, è molto divertente perché quando ascolta le brani del pastor Fido, è completamente francese. Sì. bueno, sì. Está el nombre de Vivaldi, ma el estilo y todo, no. Un bellísimo caso de piratería. Sí, sí, sí. Yo una domanda, ¿cómo ti viene la idea de trovare nuove composizioni di Vivaldi? ¿Oppure è un caso? Comencé a hacer un programa de música anónima sonando toda esta música. Infatti, para saber si la música es buena o no, el mejor modo es sonar la música. Y sonar insieme como 70 sonate o 65 sonate. Ah, più difficile, no? Sì, sì, molto bemolle, no? Molto satanino, no? E tre pezzi, due pezzi, due sonate, era come, questo è familiare, perché? E una delle sonate, questa trio sonata, io sapevo che aveva algo familiare. Io sono nato per il che era il mio professore, Enrico Batti. E Enrico Batti, in la figa para cello. Javier, questo è Vivaldi. È Vivaldi. E io pensé, mi programma di musica anonima. No! Ora è Vivaldi, che è più famoso. Non è originale. Ma comencé la ricerca accademica. Per dimostrare se era o non era Vivaldi. Comunque sì.